è appunto uno dei pezzi più famosi dei Pearl Jam, che suonano anche ancora adesso, lo suonano dal vivo. E c'è una storia particolare sul brano che ha a che fare appunto con il fatto che i Pearl Jam fuggono dalle luci della ribalta in questo periodo. La casa discografica voleva assolutamente pubblicare Black come singolo. Vedder si oppone in tutte le maniere, dice assolutamente no, prima di tutto perché non vogliamo pubblicare un altro singolo e in seconda battuta perché riteneva troppo personale il brano, è una canzone d'amore fondamentalmente, parla di un amore finito, appunto dice tutti i ricordi sono stati pitturati di nero, come se fossero stati cancellati di una storia che è finita, che gli lascia soltanto appunto i cocci di un amore in mano. Questo tipo di storia veniva ritenuta da Vedder come troppo personale per mandarla in pasto alle grandi masse, nonostante il brano sarebbe stata sicuramente una hit, perché nella radio FM americana, dove le ballatone, le power ballad in quel periodo andavano molto bene, questo brano, come sentiremo, riesce ad unire il fatto di essere sicuramente commerciale con essere emozionante sicuramente. Lo sentiamo nella versione del concerto MTV Unplugged. I Pearl Jam saranno tra i primi a fare un concerto della serie MTV Unplugged. Tutti i gruppi grunge più famosi di quegli anni, diciamo c'era il grande successo di MTV di quegli anni, porta tutte quante queste band a registrare l'MTV Unplugged. Ci sarà l'Unplugged dei Nirvana, l'Unplugged degli Alice in Chains, l'Unplugged dei Pearl Jam. Loro saranno i primi a registrarlo tra queste band nel 1992 e Black lo ascoltiamo quindi in questa versione acustica.